tinto cappuccino lo si capisce da Bianca che aspetta il suo biscottino. Vai giù a mangiarlo però, comoda. Il cappuccino non ti piace, il caffè non ti piace a te. Volevo farvi vedere in questo momento di piccolo relax prima che la lavatrice mi chiami, i libri che sto leggendo in questo periodo. Allora, il primo è un libro un pochino vecchio della Newton, Copton, però penso che sia sempre molto valido e interessante da leggere. È il piccolo libro per cambiare la vita, ve lo consiglio caldamente, da leggere con calma, in relax. Serve per farci capire quali nostre abitudini ci stanno allontanando dal nostro stato di benessere interiore. E poi sto leggendo Espiazione, un libro molto impegnativo che mi ha regalato l'uomo di casa per Natale, però abbastanza interessante. Durante la seconda parte del libro, perché è diviso in prima e seconda parte, si sta un pochino più movimentando e devo dirvi che mi sta piacendo. E poi vi volevo far vedere il regalo di Natale di Jessica, ovvero miele e cannella qui su YouTube. Parte del regalo era dentro i libri, ovvero dei segnalibri. Il primo è questo qua con i micioni, molto molto carino. E un altro è una frase di Maria Teresa di Calcutta: vai avanti anche quando tutti si aspettano che lasci perdere. È una frase motivazionale molto molto bella. E adesso vi faccio vedere il contenuto di questa pochette. È un prodotto, lo sto già utilizzando. Ovviamente un beauty, co cosa poteva contenere? Cosette di bellezza, prodotti di bellezza. Allora, il prodotto che sto già utilizzando è questo siero viso idratante lenitivo di BioHerte ed è l'unica size, perché non è una mini size, da 5 ml di prodotto. Lo sto utilizzando alla sera, aggiungendo una sola goccia di questo siero alla mia crema idratante a base di acido ialuronico. E devo dirvi che in questo modo mi sta piacendo perché sta dando idratazione e ha un effetto lenitivo sulla pelle abbastanza rossa durante l'inverno. Poi mi ha regalato il contorno occhi borse occhiaie al melograno di Delidea e la mini size del mio amato olio alle 10 erbe di Cadì. Un pacchettino di tisane varie perché sa della mia passione, che è una cosa che ci unisce. Poi delle matite occhi, la matita occhi nera 100% naturale di Bottega Verde, che devo ancora provare. Puro bio ed è questo colore blu che a me piace molto. E poi di Neve Cosmetics la pastello ed è la colorazione. Vediamo se mette a fuoco. Il magico potere del non vuole mettere a fuoco perché? Allora, si chiama Acero Brown, che l'ho già provata per il make-up di Capodanno, mi sta piacendo molto. In più c'è la pochette, e dietro la pochette Violet! Ciao amore della mamma! Ciao amore! Cambia l'ora, ma il momento pappa è sempre esilarante per le bimbe. Le avete viste in attesa stamattina mentre tiravo fuori le cosine per la mia colazione, ovvero uno yogurt al latte di cocco e un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti. Loro hanno mangiato, lei mangia di solito al mattino ormai da diversi mesi un pochino di scatoletta, quindi di umido 100% naturale, e lei invece ha dei biscottini naturali. In questo periodo li sta mangiando, sono biscottini naturali a base di mele e succo di barbabietola che le piacciono tantissimo, mentre adesso sono in attesa della pappa che vi faccio vedere. Per Violetta pesce, sono filettini di tonno della Gourmet, che li adora, mentre Bianca è fortunata perché ha del pollo con brodo di pollo e crocchette ricche di omega 3 che fanno tanto bene ai cani, ai Jack Russell in particolare, perché mi hanno detto che è più indicato con l'avanzare dell'età prendergli delle crocchette, quindi del secco, ricchi di omega 3 e 6. Qui vedete il pranzo per domani dell'uomo di casa, sono dei ravioli al radicchio e poi gli ho fatto una salsa di noci per condirlo.
Mentre io ho un'insalatona mista di stagione, cioè della cicorino, del finocchio, della carota, tocchetti di pane nero e poi ci sono anche ceci. Il pane nero è questo qua, è a forma di tartarughina, ho tolto sopra il sopra che è diventato appunto, sono diventate appunto i pezzettini di pane che ho aggiunto qui, i crostini. Questo è il mio pranzo, sì, mangio ogni tanto un'insalatona mista a pranzo, anche in inverno. Qua vedete una box, un calendario dell'avvento di tisane che mi è stato regalato a Natale, che quindi io ho iniziato ad aprire dal 1° gennaio. Nel pomeriggio vi mostrerò parte dei miei regali di Natale, perché quest'anno tutti si sono dati alla pazza gioia con me regalandomi la qualunque di tè tisano infusi, quindi ne ho per un'eternità. Va bene, intanto buon appetito a me. Guardate qui quanta roba mi ha portato la Befana, una miriade di cosette. E stavo pensando cosa mangiucchiarmi dopo pranzo, se un boero oppure questi qua che sono delle specie di Bounty, o ancora meglio cocco. Io adoro il cocco. E poi in fondo ci sono anche i Poke Coffee, che sono buonissimi, buonissimi, ma penso che opterò per un boero, penso proprio di sì. E voi? Quanto amate il cioccolato e il cocco? Sono appena tornata dalla passeggiata con Bianca. Fra un pochino vado di skincare e poi mi apro una casellina del calendario dell'avvento, ma ne voglio approfittare, dato che c'è ancora un po' di luce, per farvi vedere quello che ho ricevuto durante le feste natalizie, perché appunto è stata l'apoteosi tè tisane infusi. Il regalo perfetto quest'anno è stato questo nei miei confronti. C'è chi mi ha regalato qualcosa di sfuso come Jessica, il canale Miele e Cannella, o come la compagna di mio fratello, mentre altri mi hanno regalato dei veri e propri kit. Appunto, l'uomo di casa mi ha regalato questo calendario dell'avvento che sto aprendo giorno dopo giorno in questo periodo. E gli infusi che troviamo sono questi qua: tisana delle Alpi, tisana cola, che è per il momento quella peggiore in assoluto, sia come gusto che come profumazione. In realtà è un tè perché c'è il roboam. Tisane frutti di bosco, tisana frutti del sole che è a base di pesca, si sente molto, tisana d'inverno che assomiglia molto a quella delle Alpi, quella di Natale che non ho ancora trovato. E poi all'interno, presumo nella casella numero 24, c'è una bulla di Natale, quindi una pallina natalizia che terrò buona per dicembre prossimo. La mia amica Elisa mi ha regalato Magia d'inverno della Pompadour. Questi invece sono regali da parte della famiglia dell'uomo di casa. Abbiamo Ti voglio benessere Specchiasol, è una selezione di infusi bio a base di cacao, mate, mate mirtillo, tè verde e matcha, che sto tenendo buono per la primavera perché sono estremamente energizzanti. E poi c'è questo infuso a base di Sogno di pesca, dove all'ultimo posto c'è il tè verde, che sto tenendo buono per l'estate perché è molto molto rinfrescante, mi ricorda molto l'estate, quindi preferisco queste tipologie di tè infusi o tisane, berle in quel periodo dell'anno. Vi ricordo che su Instagram io condivido molto più velocemente, spontaneamente, ogni giorno qualcosina nelle stories, che sto iniziando a condividere anche sulle stories di Facebook. Per chi non lo sapesse, da tablet o smartphone è possibile vedere le stories anche
dei profili o delle pagine Facebook e mi trovate sia su Instagram che su Facebook come Wellness with Chiara R. Quindi vi aspetto anche lì, seguitemi perché così, per esempio, c'è chi ha già visto che avevo ricevuto queste cosine, quindi è un modo, diciamo, più veloce per interagire tra di noi. Momento frutta lettura, una bella ciotola di mela verde e Bianca che mi guarda da lontano sotto il plaid. A lei però la mela non piace. Se avete cani, i vostri cani, il vostro pelosetto mangia la frutta? Lei no, tranne se è dentro lo strudel, allora là sì che la mela la mangia, perché è un po' golosona. Colazione, pranzo e cena, pole position per Bianca e Violetta che aspettano la cena. Ma ecco qua cosa sto per cucinare. Focaccia al rosmarino, pizza, prosciutto, mozzarella e ricotta per l'uomo di casa e per me carciofini e mozzarella, impasto fatto da me. Se volete la ricetta vi invito ad andare sulla mia pagina di Facebook, Wellness with Chiara R, e scorrere negli album e trovare l'album dedicato al cibo e proprio all'interno di quell'album trovate la ricetta, la mia ricetta per fare la pizza in casa e viene buonissima. Dopo vi faccio vedere la pizza una volta cotta com'è. Però intanto devo dare da mangiare a queste due belvette che nel pomeriggio sono state buone buone sotto il plaid a dormire mentre la mamma leggeva un pochino i libri, vero Violetta? Ed ecco qui le pizze. Se vi potessi far sentire il profumo, mamma mia che bontà, venuta benissimo la mia e anche quella dell'uomo di casa. Come vi sembrano? Che bontà! Ed ecco qui la focaccia rosmarino cotta, fatta sempre con l'impasto della pizza. Io spero con questo mini vlog di avervi tenuto compagnia, un vlog che è sempre una sorta di what I eat in a day. Era un modo carino come un altro per tornare a risentirci, per scambiare due chiacchiere, anzi vi invito a lasciarmi un commentino sotto al video oppure a scrivermi in direct su Instagram o un messaggio privato sulla pagina Facebook, sarò lieta di rispondere a vostre domande, commenti, curiosità, richieste o quant'altro. Vi invito, se non l'avete fatto, a lasciare un pollicino in su in modo da farmi capire se vi piace questa tipologia di video e anche ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella se non l'avete ancora fatto. Io come sempre vi mando il nostro consueto mega bacio, sempre protagoniste loro, Bianca e Violetta. E alla prossima. Ciao!